Sì, grazie Presidente. Leggo un comunicato che abbiamo preparato in questi giorni, spero si senta fino in fondo. Quando si parla di rifiuti, la democrazia e la trasparenza vanno in discarica. La sera di mercoledì 29 ottobre un centinaio di cittadini si è radunato nel cortile esterno di Palazzo Santa Chiara, sede del Comune di Chivasso, in attesa che arrivassero i sindaci dei comuni del Consorzio di Bacino 16 invitati dal sindaco per presentare il progetto West End, l'officina del futuro. Nel comunicato stampa diffuso due giorni dopo il sindaco si lamentava e affermava di essere stato insultato, nonostante la sua amministrazione si sia sempre comportata nel modo più trasparente, equo e giusto possibile. Viene da pensare, ma che ingrati questi cittadini che protestano invece di restare affascinati da tanta trasparenza e condivisione. Sindaco, deve sapere che i cittadini che hanno protestato mercoledì sera sono la conseguenza delle azioni della sua amministrazione per niente trasparente, iniqua e ingiusta. Basta andare sul sito del Comune per comprendere come e quanto siano stati informati i cittadini sul progetto West End, informati con dépliant pubblicitari dell'SMC. Avete mentito ai cittadini sulla chiusura della discarica, sull'esistenza del progetto West End, e quando la Regione ha chiesto quale cava si voleva bonificare, e qua ci riferiamo al progetto da ponte a ponte lungo il Po, avete identificato l'unica cava che non fa paura ai cittadini, perché quella che fa paura ai cittadini è quella della frazione Boschetto. E ora vi lamentate se i cittadini protestano della vostra poca trasparenza e ingiustizia. È dal 22 gennaio 2014 che aspettiamo di prendere visione del progetto West End. Mi ricordo ancora il suo sorriso quando chiesi l'accesso agli atti. Non c'è, mi rispose. E ora, grazie a questa amministrazione trasparente come l'acqua sporca, il progetto è saltato a pie pari in provincia per l'autorizzazione. Avete beffato tutti, avete ingannato i poglianesi, i montanaresi e i chivassesi, semplici cittadini che da 30 anni vivono a poche decine di metri dalla discarica, cittadini che hanno sperato in questa amministrazione fosse più sensibile nei loro confronti e che invece hanno trovato la fregatura, sì, fregatura, dal solito gruppo di politicanti ambiziosi e spietati che non si sono fermati di fronte a nulla. Se vai in mezzo ai cittadini di Pogliani, la delusione e lo stupore si sentono, si toccano. L'ho anche votato, alcuni dicono, è un medico, un oncologo, speravo che capisse la situazione. Ci hanno ingannato, ci avete ingannato. Vi siete nascosti, vi siete fatti scudo della consulta ambientale, un piccolo gruppo di addetti ai lavori e di attivisti tenutisi anch'essi all'oscuro fino all'ultimo giorno. Sì, fino all'ultimo giorno. Tutto questo è già molto grave in termini di democrazia e trasparenza tradite. Lo è ancora di più visto che tutto questo è sulle spalle dei residenti, gente che vive nel timore di ammalarsi, che si sente in trappola perché da anni non riesce più a vendere la propria casa per trasferirsi, che ha assistito ai diversi incendi 2002, 2003, 2008 e anche l'ultimo 2014. All'arrivo del nero fumo di Pioltello, all'irregolarità come i pozzetti di captazione di biogas scollegati, alla cantina saltata per aria, le falde inquinate e la bonifica che deve partire dal 2005 e non arriva mai. Questi sono cittadini e qualcuno di loro ci ha creduto nel medico oncologo e sono rimasti sconvolti dall'arroganza e spietatezza di un manipolo di uomini e donne che tra i cittadini ed SMC hanno scelto il boccone meno amaro. SMC, cioè Wast, cioè Kinexia, cioè Colucci, cioè il potere, la carriera politica, la spocchia, la notorietà. Il mattino dell'incendio il sindaco dottore era sul posto a farsi fotografare accanto all'amministratore delegato di SMC, mentre all'insalata dei residenti ci ha pensato 10 giorni dopo e senza avvisare i sindaci dei comuni limitrovi. Anche questi, gli ultimi fregati, perché invitati proprio mercoledì sera per la presentazione del progetto West End, mentre il progetto è stato presentato il giorno dopo in provincia di Torino. Quale contributo, consiglio, osservazione avrebbero potuto fare i sindaci quel giorno prima? Era già tutto deciso. Anche i sindaci sono stati presi in giro, insieme ai cittadini che in questi mesi hanno partecipato alla farsa della consulta ambientale e come i poglianesi in tutti questi anni. Noi ci attiveremo a tutti i livelli istituzionali, comunali, metropolitani, regionali e nazionali per impedire che questa vostra democrazia e trasparenza porti altra distruzione in un territorio come quello del Chivassese, che ne ha già viste di tutti i colori, soprattutto ai Pogliani. Senza tregua.
Ora, grazie. Basta. Basta, abbiamo capito. Io chiedo l'intervento della Polizia Municipale affinché vengano spostati. Chiedo l'intervento della Polizia Municipale affinché questi striscioni vengano portati fuori.